Per tutti, Paolo Rossi è il campione del Mondial dell'82, l'eroe nazionale che segnò 3 gol contro il Brasile di Zico e Falcao. Ma a Prato, a Santa Lucia, nel quartiere dove è nato e cresciuto, Paolo Rossi era ed è il figlio di Amelia e Vittorio, l'ex ala del Prato, cui fu intitolato lo stadio locale proprio dove il figlio iniziò la carriera che lo consacrerà al mondo. A Santa Lucia, Rossi era amato già prima di diventare Pablito e proprio qui, a casa sua, ha trovato posto Paolo. La scultura realizzata dall'artista Elisa Morucci, ricordo che la città ha voluto rendere alla memoria del campione, ma soprattutto dell'uomo. Un campione dello sport, ma anche una grande persona, un grande uomo. Questa è casa sua. Qui non solo ha tirato i primi calci, ma qui è cresciuto proprio sotto tutti i punti di vista. Ci abbiamo pensato dove, quale poteva essere lo spazio, pensiamo che questo, cioè la piazza proprio di Santa Lucia, di casa sua, possa essere il luogo più giusto. Quando finiranno poi tutti gli interventi sulla viabilità, questa piazzetta diventerà anche qualcosa di più rispetto a quella che è ora. Perché Paolo Rossi deve essere ricordato e pensiamo che la sua città non potesse fare scelta migliore se non ricordarlo proprio qui, a pochi metri da casa sua, a pochi metri da dove abita ancora il fratello Rossano e praticamente nel luogo in cui lui è nato e cresciuto ed è diventato il campione che conosciamo. Bronzo e marmo i materiali scelti per l'opera, verde il colore, il verde che richiama l'architettura del Duomo di Prato, ma anche la Coppa del Mondo, quella coppa che Rossi sollevò al cielo, facendo sognare l'Italia intera. Non era facile, catturare quelli che erano le sue caratteristiche e qui ci sono, qui rivedo Paolo. Paolo merita oggi questo riconoscimento, praticamente lui ha iniziato qui il suo percorso di vita da bambino e poi è cresciuto e ha avuto la possibilità di arrivare a livello mondiale con la sua fama, con i suoi gol che ha fatto, per la carriera che ha fatto. E quindi oggi siamo a ricordarlo, purtroppo Paolino se n'è andato troppo presto. Oltre ad Antonioni, anche Giovanni Galli era presente all'inaugurazione. Accanto a loro, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha parlato del desiderio della federazione di intitolare a Pablito lo Stadio Olimpico di Roma. Abbiamo intitolato la nostra sala del Consiglio federale, che è la sala di riferimento dove si prendono le decisioni più importanti per il calcio italiano, ma soprattutto ci auguriamo, speriamo di poter dedicare a Paolo il nostro salario a Sport Village se si dovesse definire questa operazione. E poi c'è un auspicio, l'auspicio di poter eventualmente, quando ci saranno le condizioni, se, diciamo, le condizioni non solo di volontà nostre o da parte di altri soggetti che desiderano questo tipo di opportunità, di possibilità, intitolare a Paolo Rossi lo Stadio Olimpico di Roma. Aggiungo un altro particolare. No, a noi piacerebbe adesso avviare alcune accademie di calcio federale, appunto intitolate a Paolo Rossi. Non è la prima e non sarà l'ultima iniziativa che la città di Prato dedica alla memoria del campione scomparso nel dicembre dello scorso anno. Prato, tra l'altro, è stata al set del primo ciak del docufilm che Walter Veltroni, nei panni di regista, sta realizzando per ripercorrere gli anni dell'adolescenza di Rossi. Questa statua, però, ha un valore particolare, l'ha voluta il quartiere tramite la Proloco locale. Qui i ricordi di Rossi sono parte della memoria collettiva. Qui Paolo tornava ogni volta che ne aveva la possibilità a trovare il fratello Rossano e gli amici di sempre. Ed è questo che ha reso grande Pablito, il fatto che non abbia mai permesso al campione di prendere il posto dell'uomo. 40 anni, 39 anni che ho avuto l'onore di averlo come papà, insomma, non è mai mancato a niente. E quindi un mitico papà, un super papà, un grande altruista, questo di sicuro. Ha avuto una gran fortuna, ha avuto una grande dote e ha sempre voluto ricambiare questo con le persone meno fortunate. E sicuramente la dote più importante, mi ricordo.